Però sinceramente, ragazzi, come si può uccidere? Guardate che cuccioli con quegli occhi lì, non ce la farei. Come state venuto? Spero come sempre alla grandissima. Eccomi tornato qua sul canale con un altro video. Oggi, ragazzi, volevo fare un test con delle scelte molto molto difficili da prendere e vedere un po' come ce la caviamo. Quindi fatemi poi sapere nei commenti cosa avete scelto. Però prima di partire, due cose importanti. La prima, volevo sapere quanti di voi vogliono che io porti un gameplay di Call of Duty Black Ops 3 nel ricordo dei vecchi tempi. Quindi se volete questo video, commentate qua sotto con l'hashtag Los Amigos porto un gameplay di Black Ops 3 durante una pioggia estiva con le zanzare che pungono e punto. E no, ovviamente no, ragazzi, scrivete solo hashtag porta Black Ops 3. E la seconda cosa, ovviamente voglio salutare le ultime 5 persone che hanno commentato sul mio Instagram. Un saluto per Vince Baillo, Zeshan 551, spero si pronunci così, Pola Fonta 05, Pier Vincenzo ed Ines Cardani 55 75. E se anche voi volete essere salutati nel prossimo video, non dovete fare altro che commentare sul mio Instagram. Ed ora sì, partiamo con il video, quindi let's go. Ok, ragazzi, partiamo con le domande. Sono in inglese, ma le traduciamo velocemente e vediamo un po' come ce la caviamo. Allora, prima domanda: preferisci trovare il vero amore oppure ricevere 100 milioni di euro? È più importante trovare il vero amore o ricevere 100 milioni e vivere da ricco? Sono tantissimi, tantissimi. Vabbè, io personalmente ovviamente sceglierò il... Mi spiace, vero amore, dovrai aspettare che spenda prima i 100 milioni. Seconda domanda: cosa scegliamo? Se cambiare legalmente il nostro nome in Hitler oppure mai più mangiare cioccolato? Non è facile, ragazzi, non è facile. Preferisco chiamarmi Hitler e quindi mangiare cioccolato quanto mi pare, oppure non mangiare cioccolato mai più, però almeno non mi chiamo Hitler. Allora, io sinceramente cioccolato non ci posso rinunciare, non ci posso rinunciare. Quindi preferirei chiamarmi Hitler, che alla fine è un nome. Lui si chiama Pinco Pallo e abbiamo lì Goku. A seconda di quello che ha fatto, resta pur sempre un nome. Quindi diciamo che mi porterò questo peso come nome, perché comunque è un nome importante. Però almeno mangerò tanto 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 cioccolato. La prossima domanda è: non avere internet o non avere amici? Questa è bella, questa è bella, perché non avere internet ormai è diventata una roba, cioè non vivi senza internet, non puoi vivere. Come faccio a giocare i miei giochi online o contattare le persone dall'altra parte del mondo, fare ricerche o caricare video su YouTube? Cioè, andrebbe via una parte di me. Però d'altronde, vivere senza amici, devo essere sincero, perché io sono già solo. O solo voi, ragazzi. Quindi chi se ne frega degli amici? Scusatemi. Di internet, vieni da me. Però tranquillo, Goku, che te rimarrai sempre qui. Te rimarrai sempre qui. Ti conviene o ti lancio una onda energetica? Terza domanda: preferiresti che il tuo fidanzato o fidanzata ti tradisse oppure essere tu a tradire lui o lei? Allora, essere tradito non è bello e neanche tradire è bello. Quindi bisogna vedere se preferisci essere tradito e avere la coscienza a posto, oppure tradire, avere la coscienza sporca, ma almeno non essere cornuti. Qua se la giocano, Goku, tu cosa faresti? Bello, io sono Goku, non me ne frega niente, ho tutte le tipe che voglio. Comunque, ragazzi, una scelta la dobbiamo fare ed io preferisco a sto punto essere tradito e che se ne vada a quel paese quella persona, perché se mi tradisce vuol dire che non valeva la pena stare con lei e avere la mia coscienza pulita, anche se Goku la pensa diversamente. Questa è bella, ragazzi, questa è bella. Uccideresti te stesso per salvare tutti gli altri o uccideresti tutti gli altri per salvare te stesso? Non lo so, io non so che scelta fare. Sacrifico me per gli altri o gli altri per me?
Allora, pensandoci bene, se uccido tutti gli altri io rimarrei da solo e penso che dopo un po' mi annoierei. Quindi scelgo di fare la stessa cosa che ha fatto Goku e scegliere a sacrificare me stesso per voi, amiguitos. Prossima domanda: essere malato per il resto della mia vita o uccidere 5 cuccioli? Certo che questa domanda è proprio crudele, perché proprio 5 cuccioli? Comunque sia, preferisco quindi essere malato per tutto il resto della mia vita e non avere quei cuccioli sulla coscienza, oppure ucciderli ed essere sano per tutta la mia vita. Però sinceramente, ragazzi, come si può uccidere? Guardate che cuccioli con quegli occhi lì, non ce la farei. Preferisco quindi salvare questi 5 cuccioli ed essere malato per tutto il resto della mia vita. Alla fine vivo io e vivono loro, quindi penso che la A sia la scelta migliore. La prossima domanda è: cosa scegli tra non guardare la TV per un anno o mangiare solo senape per una settimana? Sinceramente, per me la risposta è molto semplice, anche perché la TV non la guardo da tantissimo tempo, e la senape a me personalmente non mi piace per niente, quindi scelgo a non guardare la TV per un anno, che tanto non mi pesa per niente. Andiamo avanti. Cosa scegli tra sapere quando morirai e come morirai? Datemi un secondo che ci devo pensare. Ok, analizziamo un attimo cosa scegliere. Se io sapessi il quando morire, ma non sapessi il come, facciamo finta che arriva il giorno in cui devo morire e io mi chiudo in camera perché non voglio prendere alcun rischio. Però non è detto che proprio in camera inciampo, picchio la testa e muoio, perché comunque quello è il giorno in cui io devo morire. Se invece so come devo morire, per esempio cadendo dalla bicicletta, penso che eviterei per tutto il resto della mia vita di salire su una bicicletta. Non so quando succederà, però almeno so cosa evitare. Penso sia una cosa logica, quindi io scelgo la B. Cosa scegliamo tra il poter predire il futuro oppure viaggiare indietro nel tempo? Allora, ragazzi, da una parte vorrei poter viaggiare indietro nel tempo per andare dal Wesley del passato e fargli scherzi a manetta. Ma Wesley, che mi stai guardando in futuro, ricordati che prima o poi tornerò indietro nel tempo e ti farò degli scherzi. Però anche predire il futuro è un potere, cioè, wow, so i numeri del Superenalotto, so cosa succederà tra 3 secondi, so un sacco di robe che stanno ancora per accadere. Per me è troppo bello predire il futuro. Scelgo A. Ed ora l'ultima domanda: cosa scegliamo tra sentire la puzza di pup, penso sia cacca, nel nostro naso senza che nessun altro possa odorarlo, oppure odorare noi a cacca però senza saperlo, quindi tutti gli altri sentono la puzza tranne noi? Beh, onestamente qua io vado per esclusione, perché sentire la puzza di cacca non è molto piacevole, e il fatto che gli altri la sentano io no, sinceramente chi se ne frega degli altri, no? Chi se ne frega, quindi io per questa volta scelgo B. E ragazzi, anche per questa volta il video finisce qua, spero che vi siate divertiti, mi raccomando fatemi sapere le vostre scelte, veramente sono difficili. Non dimenticarti di lasciarmi il tuo pollice in su, perché spesso te lo dimentichi, sì, io lo so che spesso te lo dimentichi, però prova ad andare lì e cliccare, vedrai che diventa anche blu, è una cosa piacevole da vedere. Ovviamente seguitemi anche su Instagram e non dimenticarti di iscriverti al canale, che è gratis, insomma, non ti faccio pagare niente, quindi iscriviti. Noi ci vediamo la prossima volta, fate questi più bravi, ciao ragazzi!